Dimmi, Bagley. Mi scuso per l'interruzione, visto che sei in un cimitero. Purtroppo temo di non poter aspettare. Non fa niente, Bagley. I morti possono aspettare. Allora ritiro le scuse. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Basta, così non si trova. Ehi, è quel... Corro al riparo! Sono nella merda fino al collo! Avete visto dov'è quella merda? Notizie.
Setacciamo l'area. Vera testa di cazzo. Idiota! Ok, nessuno aveva parlato di droni assassini. Testa di cazzo! Che inutile scatola! Oddio! Cazzo!
Se devo indovinare, credo che si tratti di un laptop rubato ad Albion. I dati che contiene suggeriscono che Albion voglia trattenere gli aiuti destinati a questo quartiere. Se la gente non riesce nemmeno a portare il pane in tavola, di certo non avrà modo di preoccuparsi anche delle angherie di Albion, no? Dio! Sarà arrestato. Non far del male a nessuno. Spero che tu finisca. Avete sete di verità? Fatevi un sorso con Claire Waters. Mary Kelly non è vostra amica. Può aver influenzato la stampa prezzolata con foto concordate in un centro immigrazione o in una mensa per poveri. Può far leva sulle sue origini irlandesi per un po' di empatia con i rifugiati, ma non fatevi ingannare. Madre Mary è il più potente boss criminale di Londra. Pensa solo ai soldi.
Perché non ne ho mai avuta una così? Tornare indietro. Chi ti ha preceduto sta andando in ospedale senza passare dal via e temo ci starà per un bel po'. Merda! Ok, chiunque sia stato la pagherà. Vediamo chi c'è.
999, di quale servizio ha bisogno? La polizia, per favore. Ok, la metto subito in linea. Polizia di Hackney, mi dica. Sì, salve. Vorrei segnalare un possibile crimine. Forse un omicidio. Che vuole dire, signora? Nelle scorse notti ho sentito delle urla dalle parti di quel vecchio magazzino, quello Vale. Non sono riuscita a chiudere occhio. Ma stanotte è molto peggio. Grida incessanti, come se qualcuno venisse torturato. Credo di aver sentito anche degli spari. Signora, sicuramente qualcuno che guarda la TV a un volume troppo alto. Succede di continuo. Mi sta dicendo che non farete niente. Non andrete nemmeno a indagare. Ormai siete completamente inutili, lo sapete. No, non dica così, signora. Ci diamo molto da fare, non lo sa? L'altro giorno, per dire, eravamo impegnati a dirigere il traffico. Idiota! Splendido. Sai cosa dicono dei sabotaggi? Sono innocui se non capitano a te. Albion avrà un forte mal di testa.
credere. Continuo a cercare. Cazzo, che look! Mia madre mi diceva sempre che un po' di stile non guasta. Hai sentito? Merda! Fermiamo questa merda! No!
come va? Sempre il solito, niente di che. Albion si è fatta vedere di nuovo da queste parti a ficcare il naso dove non dovrebbe. Prima o poi glielo romperà. Grazie. Immagino che quella poveraccia dovesse rappresentare una specie di esempio. È Albion che decide se ti meriti o no un giusto processo. Per fortuna esiste il DedSec. Alla grande, cazzo! Imbecille! No. Che sta succedendo proprio? Ecco fatto. Tutti gli obiettivi contro Albion a Tower Hamlets sono stati raggiunti. Gran bel lavoro. Fantastico. I riscontri sono immediati. Un tizio ci ha appena chiesto di aiutarlo a convincere gli abitanti del quartiere a ribellarsi. Vai a conoscerlo. Attendo istruzioni, passo. Totale. Richiedo prelevamento del soggetto. Ehi. Ehi,
Sei del DedSec, no? Ma sì, io dico di sì. Te lo leggo negli occhi. Massimo rispetto per quello che fate ad Albion, davvero. Quelle merde sono il motivo per cui un sacco di gente è finita per strada. Niente lavoro, niente casa. Anche peggio. Albion si frega tutte le scorte, dal cibo alla carta igienica, roba destinata a chi sta davvero male, e poi rivendono tutto. Che stronzi. Dimmi dove tengono le scorte e penserò io a recuperarle. Grande. È questo che serve, è questo che dobbiamo fare. Per noi stessi, no? Sporcarci le mani. Ce l'avete dimostrato voi per primi. Ma ci servirebbe una mano per tenere a bada i mercenari di Albion. Un diversivo, capito? Ho un bolide che sarebbe perfetto. Usalo, fatti vedere, attira l'attenzione. Ci stai? Sarà divertente. Ok, siamo in posizione. Tu ci sei? Vai! Abbasso il potere! Fuori Albion da Tower Hamlets! Spreccia in giro per il quartiere. Più teste fai girare, meglio è. Non rallentare o a quelli di Albion non fregherà più nulla e torneranno a darci la caccia. Insomma, devi distrarli il più possibile. Sarà uno scherzo. I vostri oppressori. Albion fomenta la paura. Centrale, stiamo inseguendo il sospetto. Fuori i mercenari di Albion dalle nostre strade. E oltre il posto di blocco. Abbiamo fatto un altro carico, continua così. Qui ci portiamo via tutto. Ogni soldato di Albion del quartiere ce l'ha con te. Diamogli filo da torcere, che dici? Albion si è accaparrata ogni cosa e ci costringe tutti a vivere di stenti. Tutti! Ricevuto, siamo all'inseguimento. Combattete con noi! Non piegatevi ad Albion! Cristo, tutti mi vogliono, tutti mi cercano, è normale. Se non te ne liberi, sì. Grazie, Ian. Dobbiamo ribellarci! Uniamoci! Cacciamo via Albion! Ci siamo quasi, dai! Vai così! Chissà che faccia faranno quelli del quartiere. Beh, non posso dire che sia stata una noia. Spettacolo. Non importa se hai sfasciato tutto. Siamo riusciti a svuotare quel deposito. E ora tutti hanno capito cosa faceva Albion. Dopo questo, tutti ci daranno una mano. Proprio così.
Il DedSec fa quello che può, ma alla fine della fiera tocca ai londinesi riprendersi la propria città. Ti capisco perfettamente. Segnatevi il mio numero, mi raccomando. La zona di Tower Hamlets è ormai pronta a ribellarsi. C'è di che esserne orgogliosi. Molto bene. Mettono due personaggi felicissimi. Ops. Facci pure un inchino. Fuori! Girarci intorno. Dammi quello che voglio e poche storie. Adesso, forza! Cazzo, calmati! Sto aspettando. Ecco. A tutte le unità, ripeto, a tutte le unità, ci segnalano un sospetto ostile nella vostra area. Vi aggiorno. Centrale, c'è un individuo armato. C'è traccia del bersaglio, passo. Siamo alle costole del sospetto, passo. Dal centro di controllo Bloom è stata creata da Sky Larsen. Vedete il sospetto? Qualcuno? Perché credi che abbia avuto questo successo? Centrale, torniamo al QG, passo. Cos'è questa roba, Bagley? Una chiavetta USB. Credo che fosse in mezzo a quei rottami. Contiene le prove della persecuzione di Albion ai danni dei gruppi civili del quartiere. Vogliono impedire che si organizzino. Ne farò tesoro. Questi dati ci serviranno.
stesso percorso, l'app prevede dove stai andando e ti prepara una vettura automatica prima che tu la chieda. Un po' inquietante. Non voglio che la mia vita sia guidata da un'IA. A volte capisce fin troppe cose. Hai sentito le voci su una versione hackerata di Bugly? Ho sentito parlare, sì. Pare che il Deathsec la usi. Non l'avrei mai detto. Sono famosi per non essere dei grandi fan di Blue. Ma l'idea che esista una versione ancora più intelligente dell'attuale Bugly mi fa un po' paura. Chissà che cosa gli faranno fare. Questa carogna è una confidente di Albion. Il termine tecnico è una spia di merda. E se c'è una cosa che so dei londinesi è che non la fanno passare liscia questo genere di topi di fogna. Bel lavoro. Grazie. Abbiamo fatto quel che potevamo per frenare l'influenza di Albion su Hackney e Islington. Senza aiuti, perlomeno. Che facciamo? Beh, io ho parlato con una militante del quartiere che vuole incontrarci. Dice che l'abbiamo invogliata a fare la sua parte e che potremmo esserle d'aiuto. Andrò a parlare con lei. Non facciamoci fregare! Occhi aperti! Qui è Londra chiama Londra. Io sono Tash e siete su Buccaneer Radio, la vostra fonte di verità scomode. Quest'oggi torneremo a parlare di media, nello specifico dei miei ex datori di lavoro, la GBB. Come sapete, l'emittente è stata rivoluzionata in seguito alla privatizzazione voluta da Assani su pressione dei suoi finanziatori privati. Oggi la GBB è solo l'ombra di ciò che era. È diventata uno strumento del governo per diffondere. Ti conviene stare giù, lo sappiamo tutti e due. Senti
sentito degli spari. C'è un intruso, dobbiamo trovarlo. Il sospetto è scomparso nel nulla. Ok, al lavoro. A che serve rischiare il collo se restiamo anonimi? Le affissioni sono un buon modo per far sapere che il Dedsec è tornato, e più visibilità può significare più donazioni alla nostra causa. Sì, mi piace. Stai cercando il Dedsec? Perché? Oh, ecco di qui, tesoro. È molto bello ciò che avete fatto per il quartiere. Quei bruti di Albion stavano diventando una vera scocciatura. Ovviamente non l'hanno presa bene. E ora ce l'hanno con gli abitanti. Che vuoi dire? Alcuni di noi hanno deciso di aiutare la comunità di propria iniziativa. E dato il clima attuale lo abbiamo fatto in segreto, non so se mi spiego. Di nascosto dalla Albion. Mi ricorda qualcosa. Hai la nostra benedizione, ma ho come la sensazione che tu non ne abbia bisogno. Diciamo pure che ci avete ispirati. Ma ora ho scoperto che la Albion ha pianificato una serie di raid ad Acni. Non sopravviveremo a meno che non ci aiutiate. Se li intercettate prima che ci colpiscano, avremo il tempo di spostare le nostre basi operative altrove. Ho messo le mani su un gingillo che vi permetterà di zizzagare per il quartiere con una certa rapidità. Saresti così gentile da aiutarci, tesoro? Ci penso io.
silenzio e si porta. Crimine segnalato nelle immediate vicinanze. Bene, allora bando alle ciance. L'Albion ha sincronizzato le squadre dei Raid. Ti darò le posizioni non appena le saprò. E tu ti occuperai di loro. Beh, su, forza tesoro, non perdere tempo. Questo drone è stato modificato. È più rapido e ha un'armatura migliore, ma non può sollevarsi molto. Albion sta usando il CTOS per monitorare i dintorni. Se volano troppo in alto rischiano di spegnersi. Torniamo in strada. Sembra che tu ti stia divertendo parecchio, ma non perdere tempo, non fermarti, o lanceranno il prossimo raid. Fai attenzione, droni di Albion si dirigono verso di te. Bene, ma non perdere tempo. Corri alla prossima posizione. Eccellente tesoro, li hai strapazzati a dovere, hai la nuova posizione. Bene, allora bando alle ciance. L'Albion ha sincronizzato le squadre dei Raid. Ti darò le posizioni non appena le saprò. E tu ti occuperai di loro. Beh, su, forza tesoro, non perdere tempo. Questo drone è stato modificato. È più rapido e ha un'armatura migliore, ma non può sollevarsi molto. Albion sta usando il CTOS per monitorare i dintorni. Se volano troppo in alto rischiano di spegnersi. Torniamo in strada. Sembra che tu ti stia divertendo parecchio, ma non perdere tempo, non fermarti, o lanceranno il prossimo. Fai attenzione, droni di Albion si dirigono verso di te. Minacce.
non perdere tempo. Corri alla prossima posizione. Segnalato nelle immediate vicinanze. Bene, allora bando alle ciance. L'Albion ha sincronizzato le squadre dei Raid. Ti darò le posizioni non appena le saprò. E tu ti occuperai di loro. Beh, su, forza tesoro, non perdere tempo. Questo drone è stato modificato. È più rapido e ha un'armatura migliore, ma non può sollevarsi molto. Albion sta usando il CTOS per monitorare i dintorni. Se volano troppo in alto rischiano di spegnersi. Torniamo in strada. Sembra che tu ti stia divertendo parecchio, ma non perdere tempo, non fermarti, Colang. Fai attenzione, droni di Albion si dirigono verso di te. Bene, ma non perdere tempo. Corri alla prossima posizione. Rispondete, centrale. Droni in movimento verso il sospetto. Eccellente tesoro, li hai strapazzati a dovere. Hai la nuova posizione. Fai. Bene, allora bando alle ciance. L'Albion ha sincronizzato le squadre dei Raid. Ti darò le posizioni non appena le saprò. E tu ti occuperai di loro. Beh, su, forza tesoro, non perdere tempo. Questo drone è stato modificato. È più rapido e ha un'armatura migliore, ma non può sollevarsi molto. Albion sta usando il CTOS per monitorare i dintorni. Se volano troppo in alto rischiano di spegnersi. Torniamo in strada. Sembra che tu ti stia divertendo parecchio, ma non perdere tempo, non fermarti, o lanceranno il prossimo raid. Fai attenzione, droni di Albion si dirigono verso di te.
bene, ma non perdere tempo. Corri alla prossima posizione. Droni partiti per catturare il sospetto. Eccellente tesoro, li hai strapazzati a dovere. Hai la nuova posizione. Fai in fretta prima che si scatenino. Te la stai cavando benissimo, tesoro! Ora va, forza! Erano gli ultimi, ce l'hai fatta tesoro! Oh signore, è stato incredibile. Un raid ci avrebbe distrutto il morale e avremmo finito per piegarci a quei bruti. Hai avuto del gran fegato, tesoro. Anche tu. Gente della tua pasta non se ne trova più molta in giro. Beh, questa vecchia pollastra ha ancora energia da vendere e lo stesso vale per questo quartiere, grazie a te. Non c'è di che. Albion non desidera altro che metterci gli uni contro gli altri. Non lasciamoglielo fare. Ben detto. A presto, tesoro. E fatti sentire. Sembra proprio che Acne e Islington siano pronti alla ribellione contro Albion. È un grande risultato, DedSec. Molto bene.